Buongiorno, sono le 8:24, bentornati con Buongiorno News, con l'informazione mattutina di World News Web 24. In apertura ci occuperemo della cittadinanza onoraria conferita all'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, avvenuta ieri a Cerignola nel Poggiano. Faremo il punto della situazione sulla tragedia nella centrale elettrica di Suviana in Emilia Romagna. Ci sono delle novità importanti anche sul fronte delle indagini. Parleremo ancora della vicenda dell'ex Ilva, perché una situazione chiede un incontro con il governo. Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto era stato detto dal governo centrale. Poi faremo anche il punto della situazione per quanto riguarda le coppe europee tra Champions Europa e Conference League. Tutto questo e molto altro tra pochissimo, subito dopo la sigla. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha avuto ieri pomeriggio a Cerignola nel Poggiano la cittadinanza onoraria della città. È stato vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano per 6 anni. 3 anni fa, su proposta di Papa Francesco, il trasferimento a Catania, dove adesso sta mettendo in evidenza la sua condizione, innanzitutto di essere vicino alle scuole, al territorio e soprattutto delle iniziative contro la criminalità e la diffusione della legalità, cose che evidentemente sono state anche nel suo passaggio più importante, anche quello più difficile, in Anterra Ovantina. Ascoltiamo che cosa ha detto l'arcivescovo di Catania prima del conferimento della cittadinanza onoraria in Anterra Ovantina. Innanzitutto gratitudine e commissione, perché penso che non sia un atto formale da parte del sindaco e di tutti i cerimoniani che ci hanno. Mi sento veramente ormai parte di me, anche se sono a centinaia di sicuramente, però essere passati da Cerignola per me significa aver incontrato il popolo che anche in mezzo a tante difficoltà si sa far voler bene, bisogna amare, e io porto nel cuore questa città, porto nel cuore i volti di tutte le persone e prego ogni giorno per Cerignola. Prego per il suo progresso spirituale, prego per il suo progresso morale, prego per un benessere che sia diffuso e raggiunto anche i più poveri della nostra città, prego davvero per questo. E attraverso questo mezzo voglio proprio ribadire questo, il legame che porta un vescovo a rimanere accanto a una diocesi non è mai normale, qualcosa che continua nel tempo e qualcosa che proprio perché è radicato nella fede del Signore ha qualcosa di soprannaturale, umanamente non può essere assolutamente. Il conferimento della cittadinanza onoraria all'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, è arrivato durante una seduta del Consiglio Comunale che ha posto al primo punto all'ordine del giorno proprio questo evento. E prima dell'inizio di questo abbiamo ascoltato due dichiarazioni che ci hanno rilasciato cortesemente ai microfoni del nostro telegiornale. L'attuale vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano, Monsignor Fabio Ciorraro, e il sindaco della locale città ovantina, Bonito. Allora, le chiedo eccellenza quali sono le sue emozioni in questo pomeriggio magico. Di compiacimento perché c'è una onorificenza che viene dalla civica amministrazione verso il vescovo mio predecessore, e questo significa che anche la società civile è attenta a riconoscere i meriti di un operato, di un vescovo. Senta, come sta andando questa sua situazione qui a Cerignola, Monsignor Ciaro? Abbiamo visto tanti suoi messaggi abbastanza forti nelle confronti della comunità. Questo è il nostro compito, no? Il compito è quello di guidare la Chiesa, ma anche di dire una parola alla società civile. A volte occorre una parola di incoraggiamento, a volte occorre una parola un po' più forte. La mia emozione è l'emozione di chi ha
sentito sempre un profondo rispetto, che poi è diventato un profondo affetto, che poi è diventata anche una fortissima amicizia con una persona di grande livello culturale e pastorale. Don Luigi mi ha colpito per questo, per la sua grande cultura, per il modo con il quale ha vissuto il suo impegno pastorale e per la forza che ha messo alla sua azione religiosa nella nostra città. Come dicevo prima ai suoi colleghi, Don Luigi ha vissuto la sua esperienza, la prima esperienza vescovile, in un momento difficile per la nostra città, molto difficile per ragioni interne, molto difficili per ragioni esterne. Ha vissuto il periodo della crisi profonda dell'umanità con il Covid, il morbo internazionale che tanti lutti ha cagionato nel mondo e anche a Cerignola. E in quel periodo Cerignola è diventata più povera, ha visto ingigantirsi la questione sociale e in questo frangente, in questi momenti così difficili, Don Luigi è stato un punto di riferimento. Rimangono flebili le speranze di trovare in vita i quattro dispersi della tragedia della centrale elettrica di Suviana in Emilia-Romagna. Prosegue costante il lavoro dei vigili del fuoco, pur tra mille difficoltà. Ed intanto sboccano i sindacati che parlano anche di delle condizioni legate alle aziende che stavano operando in quella centrale e soprattutto non si sa per chi lavoravano alcune delle vittime. Intanto nel tardo pomeriggio è venuta nella zona del disastro anche la ministra del lavoro Calderone, il quale ha messo in evidenza che la dimensione è quella di una tragedia immensa. Ancora a definire qual è il complesso e la dinamica dei fatti, si rischierebbe, dice la ministra, di cadere nella retorica oppure di dire delle frasi fatte. Intanto il consiglio di amministrazione dell'Enel ha espresso il profondo cordoglio alle vittime e solidarietà per le persone coinvolte nel tragico evento. Un superstite ha detto di aver visto la fiammata e poi lo scoppio, conseguente anche il fumo. E intanto sul piano giudiziario, disastro e omicidio colposo, i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sulla strage alla centrale di Suviana. Resta confermato il bilancio, almeno per il momento, di 3 operai morti, 4 dispersi e 5 ricoverati. Si faranno delle verifiche sia sul collaudo che sia sui subappalti. L'ipotesi dell'errore umano continua a campeggiare. Intanto, come avete sentito anche poco fa, sciopero di 8 ore a Bologna programmato da CGIL e UIL, 4 ore mobilitazione in tutta Italia. Da questo si è sfilata la CISL. Adesso la nostra identità regionale, duro attacco di un consigliere regionale del Partito Democratico nei confronti della redazione e informazione della sede regionale della televisione di Stato a Bari. L'attacco è sulle modalità con cui la sede regionale del TG, in merito alla scelta di ignorare, tranne eccezioni più o meno spontanee, i lavori del Consiglio regionale e delle commissioni consigliari, con i loro ordini del giorno per spiegare ai cittadini chi e come incide proficuamente o mette di farlo. Affermazioni che hanno trovato la risposta ferma del CDR redazionale e piena solidarietà al capo redattore ed anche dei gruppi di opposizione alla Regione Puglia. I partiti del centrodestra rimarcano come la politica non deve stabilire cosa sia una notizia e l'interesse pubblico della stessa, e la redazione della Puglia da sempre collabora in serenità con tutti gli uffici stampa, esattamente come con quelli dei gruppi politici che ne sono provvisti. Su iniziativa del Consiglio regionale pugliese, 24 studenti di diverse scuole parteciperanno al progetto Dante in Puglia. Partita l'8 aprile, mira a far conoscere attraverso una proiezione video chi era l'autore della Divina Commedia. Il progetto consta di una miniserie di 6 puntate e gli auditorium e le aule magne
che ospiteranno le scuole delle sei province pugliesi. Fino al 7 maggio raggiungerà un bacino di oltre 20.000 studenti. L'iniziativa promuove un format di grande impatto che narra in chiave emozionale gli ingredienti base della Divina Commedia di Dante Alighieri, è uno dei classici più importanti della letteratura. Celebrando al contempo Nicola Zingarelli, studioso dell'opera dantesca e padre del vocabolario della lingua italiana. La trilogia è ispirata dalle edizioni a stampa della Commedia conservate nella sua biblioteca personale. Il Fondo Zingarelli, che sono oggi parte del sistema dei poli bibliomuseali della Regione Puglia. L'iniziativa citata si concluderà il prossimo 7 maggio. La questione ex Ilva adesso, nessuna delle misure previste dal governo per risollevare le imprese dell'indotto, al momento è risultata attuabile sia per quanto riguarda le manutenzioni che i trasporti. A dirlo è il presidente dell'associazione a cui aderiscono l'80% delle imprese che lavorano con lo stabilimento siderurgico ionico a Tarantino. Uno degli articoli prevedeva la concessione di un tasso agevolato per tutte le aziende che hanno fatturato negli ultimi 5 anni con l'ex proprietà dell'Ilva, ma nonostante la garanzia che era stata offerta, le banche non finanziano le aziende dell'indotto. Il presidente dell'associazione chiede un nuovo tavolo di confronto. Una società specializzata in tecnologie per la sicurezza e la manutenzione delle reti ferroviarie ha vinto il bando del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile per progetti ad altissimo impatto caratterizzati da elevato tasso di innovazione e sostenibilità. Il bando ha visto la partecipazione di prestigiose società nazionali e di 24 università. Il progetto prevede la realizzazione di un'automotrice per la diagnostica delle infrastrutture ferroviarie alimentata da un innovativo sistema di propulsione. Il progetto sarà realizzato in partnership con il Politecnico di Bari, l'Università di Padova e le Ferrovie del Sud-Est. È stata presentata e sarà in azione il prossimo 22 aprile a Lecce il primo forum tematico su cultura e turismo nell'ambito di un piano per la predisposizione di una Puglia più equa e democratica. Ad annunciarlo è stata la Presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, che ha sottolineato l'importanza della neonata rete delle elette, che consiste nello scambio di diverse esperienze e nell'incontro delle amministratrici più giovani con esperti nei diversi settori. Non sfugge l'importanza degli argomenti, soprattutto nella Regione Puglia, che da tempo si è candidata a rappresentare proprio nei campi del turismo, della cultura, della digitalizzazione e dell'innovazione, un punto di forza tanto europeo che nel bacino mediterraneo. La suddivisione in specifici gruppi di lavoro consentirà nello scambio delle diverse esperienze, nell'incontro con esperti nei diversi settori e anche una preparazione più avanzata delle donne chiamate alla gestione della crescita delle comunità e dei territori. Ed eccoci alla pagina sportiva. Si sono completati i quarti di finale della Champions League che venivano protagoniste mercoledì altre quattro formazioni. Sfida stellare allo Stade de France di Parigi tra Paris Saint-Germain e la formazione del Barcellona. Risultato finale 3-2 per la formazione azzurrana che si era portata in vantaggio nel primo tempo con Raphinha al 37esimo. Poi nella ripresa il pareggio francese di Dembélé e il sorpasso con Mvitini. Poi di nuovo il Barcellona che pareggia i conti ancora con Raphinha ed a un quarto d'ora dalla fine arriva la decisiva rete segnata da Christensen. Risultato a sorpresa invece allo stadio metropolitano di Madrid tra Atletico Madrid dell'ex biancoceleste Diego Pablo Simeone e il Borussia Dortmund. Vittoria della formazione spagnola con il punteggio di 2-1 seppur con qualche brivido. I due gol spagnoli sono arrivati per merito di De Paul al quarto minuto e di Lino al 30. Della ripresa complice anche un rilassamento della formazione spagnola, i tedeschi hanno accorciato le distanze con Haller a 10 minuti dalla fine. Adesso lo spazio si sposta anche per l'Europa League, in cui sono impegnate due formazioni, anzi tre formazioni italiane. Innanzitutto il derby di San Siro europeo tra Milan e Roma. Entrambi arrivano a questo confronto con stati d'animo importanti anche dopo le vicissitudini in
in campionato. Infatti i rossoneri hanno battuto il Lecce con il punteggio di 3-0, mentre la Roma aveva vinto il derby cittadino contro la Lazio per 1-0. Poi attesa per la sfida alla Anfield Road tra Liverpool ed Atalanta, con i ragazzi di Gasperini reduci dalla sconfitta in campionato che vogliono rifarsi anche in campo europeo. E infine, per quanto riguarda la Conference League, c'è anche l'attesa per l'andata dei quarti di finale, in cui sarà protagonista la Fiorentina contro la formazione delle Victoria Pilsen. I viola in campionato hanno perso contro la Juventus per 1-0, allontanandosi per un momento dall'obiettivo europeo. Una vittoria che, se arriverà contro il Victoria Pilsen, sarebbe salutare dopo un momento particolarmente travagliato. E alle 8:40 termina qui Buongiorno News, altre notizie nel corso della giornata. E per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento sarà poi alle 12:55 anno oggi. Grazie a voi della vostra attenzione, buon proseguimento di informazione.